Tommaso Mangiano, sono il direttore generale dell'ospedale pediatrico Maier e quindi in quanto padrone di casa do a voi tutti il benvenuto. È un'occasione molto importante quella che oggi comunichiamo relativamente alla realizzazione di un progetto di ricerca che ha coinvolto e che coinvolge il nostro ospedale, in particolare modo il Dipartimento delle Neuroscienze, a cominciare dal suo direttore, il professor Guerrini, e i nostri partner della Microsoft e della K2B. Io voglio sottolineare perché è importante, non è una, come posso dire, uno slogan o una modalità per essere cortese nei confronti dei nostri ospiti, ma è un vero convincimento. Io quello che vi invito a sottolineare, a recepire relativamente a quello che vi sarà comunicato oggi in termini più specifici e tecnici, è che questa esperienza dimostra è che la ricerca sanitaria e la ricerca biomedica produce ovviamente dei progressi estremamente importanti dal punto di vista della diagnosi e della terapia delle malattie, ma produce anche dei progressi estremamente importanti dal punto di vista del rapporto tra i medici e i pazienti, tra i medici e le famiglie e tra i diversi operatori sanitari. Lo strumento che oggi viene presentato è uno strumento straordinario proprio per questo, perché rappresenta uno strumento di comunicazione tra le famiglie e i medici, non solo, ma è uno strumento che, come vi sarà illustrato, consente di migliorare la capacità di autogestione della malattia da parte della famiglia e quindi facilita quel processo che è sempre più studiato e importante a livello internazionale di assunzione della responsabilità nella gestione delle malattie da parte delle famiglie. Quindi ci sono molti elementi di innovazione in questo progetto e per questo il Meyer lo presenta a tutti voi con un particolare orgoglio. Un orgoglio che si associa al ringraziamento per Microsoft e per K2B, perché sono stati e sono dei partner veramente di notevole valore. Il mio auspicio, e concludo, è che questa collaborazione oggi conosca una tappa e non un termine, una tappa che prosegua in questo percorso così innovativo e così significativo. Io darei la parola al professor Guerrini. Consente di raccogliere informazioni
Sì? Sono Riccardo Alessandri, partner di K2, insieme a informarci a seguito lo sviluppo del progetto. E vorrei sfruttare il mio tempo per raccontarvi il percorso che è stato seguito per la realizzazione delle applicazioni. Siamo partiti dalla analisi della situazione sociale che ad oggi c'è su tutte, diciamo, le malattie legate alla crisi, insomma, la epilessia o la percentuale di bambini autistici che hanno del 5-3% dei casi anche di depressione legata alla crisi. Abbiamo visto anche dei dati economici che in questa situazione sociale sono molto importanti da analizzare, che arrivano dalla società autismo americana, dove si stima una spesa di 16 miliardi annuali. Siamo poi partiti analizzando cosa si sta facendo nel mondo. Abbiamo trovato un primo esperimento molto interessante, è un esperimento che sta facendo l'ospedale di Boston, il Boston Children's Hospital, ed è un esperimento semplice a livello informatico e questo ci ha dato ancora più spinta per andare, diciamo, a realizzare quello che abbiamo fatto. Questo esperimento si basa dall'utilizzo di una semplice pagina web che raccoglie le informazioni, quindi diciamo un po' lo stato primitivo di quello che poi abbiamo realizzato, però già da questa semplice pagina web si dimostra fondamentalmente un incremento di informazioni utili per la terapia, dosaggio di medicinali e via dicendo, che raggiunge, che passa da un 10-20% a un 50%. Partendo da queste informazioni abbiamo deciso di iniziare a pensare al processo funzionale della nostra applicazione. Quindi sicuramente un'applicazione che prenda un forte impatto nell'analisi dei dati, quindi raccogliere più dati possibili per poter fare un'analisi che non sia solo statistica, sia un'analisi sempre più certa, quindi un maggior numero di dati, aumentare la produttività e la collaborazione tra il medico e il paziente, dove il paziente in questo caso diventa il primo attore, diciamo, protagonista nel raccogliere i dati e nel seguire l'evoluzione, appunto, in questo caso delle crisi del paziente. Infine abbiamo basato tutto su una nuova tecnologia, quindi su una tecnologia cloud, caso appunto ESO, che ci ha permesso di ottimizzare i processi di interoperabilità tra le diverse piattaforme. Molto velocemente, l'applicazione è un'applicazione semplice da usare, un'applicazione che va sul palmo della mano dei genitori, quindi è un'applicazione per smartphone. Lo smartphone noi sappiamo che è praticamente costante, parte costante della vita di ogni persona. Tramite l'applicazione si possono registrare tutte le informazioni legate alla cartella clinica del proprio figlio, del proprio bambino. Si possono registrare le crisi, quindi monitorare le crisi in relazione alle terapie medicinali che si stanno utilizzando e in automatico si possono condividere queste informazioni con la medical folder su Windows 8 che il medico ha, diciamo, nell'ospedale. Quindi fondamentalmente in tempo reale